Ciao a tutti e benvenuti in questo Mi Preparo con voi. Prima di iniziare a truccarmi volevo applicare un esfoliante labbra e utilizzo il Pot Mud di Glam Glow, questo qua si chiama Fizzy Lip. Come vedete ha un pack stupendo e vedete anche il backstage dei miei video. È la prima volta che la utilizzo, infatti proviamola insieme. Dovrebbe essere una specie di scrub esfoliante, infatti vedo che ha tutti questi granellini, la prelevo con l'unghia, tra l'altro le mie nuove unghiette, eccole qua. Se non le avete viste vi rimando sulla mia pagina Instagram che c'è la foto dove si vedono bene e sono veramente contenta di queste new entry. E inizio a scavare le labbra. Ok. Sa un po' di menta ed è zuccheroso. La cosa bella è che in tutto ciò io non ho un tovagliolo o un fazzoletto per potermi pulire da questo scrub. Io non sono un amante della menta, però devo dire che è molto buono. Ok, dopo aver scrubbato le labbra, io la crema idratante l'ho già applicata e come vedete ho già fatto le sopracciglia per velocizzarmi. Questo Mi Preparo con voi è un po' diverso dai soliti perché ho fatto scegliere voi i prodotti che andrò ad utilizzare. Infatti ho messo l'acquolina per questo scrub, sto parlando con un sacco di saliva in bocca. Vabbè, ho messo la foto su Instagram dei prodotti che ho selezionato io, ne ho selezionati tre per tipo, quindi tre prodotti labbra, tre prodotti blush, tre prodotti highlighter, bla bla bla. E vi ho chiesto di selezionarne uno per tipo e farvi scegliere il vostro preferito o comunque quello che volevate vedere all'azione in questo Mi Preparo con voi. È una cosa che ho pensato così all'ultimo, ho detto io devo fare un Mi Preparo con voi, che prodotti uso? Lo chiedo direttamente a voi, perché no? Grazie a un'applicazione che conta i vostri hashtag sono riuscita a selezionare il più votato dei prodotti. No, non è vero, ho utilizzato un foglio. Questi sono i conteggi che ho fatto e ho selezionato, ogni volta che mi dicevate il numero selezionavo il numerino di fianco al numero. Quindi dopo una bella vasta ricerca di mercato siamo giunti alla conclusione che per un prodotto c'è stata una semiparità, ossia il prodotto occhi. Senza dilungarmi troppo inizierei questo Mi Preparo con voi, così intanto utilizziamo questi nuovi prodotti e alcuni nuovi, alcuni appunto che non vi ho mai mostrato e che però utilizzo, così chiacchieriamo un po' di come mi sta andando la vita visto che sono un po' sparita nell'ultimo periodo e direi di partire. Sì, parto proprio da lei perché prima di fare base e tutto quanto voglio fare gli occhi e vado a primerizzare gli occhi dato che ho lasciato di là tutti i prodotti primer con il NYX Gotcha Covered Concealer e la tonalità 02 Light, che è perfetta per le mie occhiaie perché va proprio a cancellare i segnetti. Come sto? Che fine ho fatto? Sono ancora viva? Sì. Allora, sono sparita perché, per chi non lo sa, ma non credo, perché oramai mi seguite molti sugli altri social oltre YouTube, sono stata assente perché dopo Los Angeles sono andata anche a New York. E per chi non lo sapeva, sono stata anche a New York, sì. Tra l'altro sto finendo di montare tutti i vlog, che me ne mancano ancora un sacco, e anche qui sono assente perché stanno succedendo un sacco di cose nella mia vita e spero di parlarvene poi presto. Purtroppo quando succedono troppe cose uno pensa non voglio annoiare i miei follower, non voglio annoiarvi, e quindi cerco di raccontarvi non il meno possibile, però di escludervi le parti un po' più tristi, ecco. Quindi come avete visto, oltre Los Angeles sono stata anche a New York, ci sono andata però con Andrea a New York, è stato un bellissimo viaggio, abbiamo visto la città, siamo stati proprio a New York City e ci siamo divertiti veramente tanto tanto tanto. Sicuramente alcuni di voi non sapevano di questa cosa, questo perché ho avvisato solo sugli altri social, su YouTube non ho buttato fuori nessun video che annunciasse questa mia partenza a New York o questa mia permanenza a New York. E anzi, sul canale Fairland, il mio secondo canale dei vlog, il quale vi consiglio di iscrivervi perché lì pubblico tutti i weekly, tutte le parti dei vlog, quindi vi consiglio, se siete appassionati della mia vita, se volete seguire il resto di Gloria, andate su Fairland. Sono molto impegnata ultimamente, ma veramente veramente tanto. In più stanno capitando delle cose che mi stanno tenendo un po' lontana dai social, anche se cerco comunque di pubblicare il più possibile, cerco di montare appena posso i video, però questa cosa è molto
ultimamente YouTube è un po' tralasciato, lo so, perdonatemi. Inizio con gli occhi, quindi utilizzo la palette di NYX, Love Contours All, questa qua. E come primo colore utilizzo questo bianco qua. Non vedo l'ora di finire di montare tutti i vlog di New York, perché sono veramente contenta di aver registrato tutti i particolari che alla fine poi abbiamo visto. Non mi sono persa proprio niente, sono riuscita a catturare diversi momenti, non vedo l'ora di farveli vedere. Adesso utilizzo questo colore qui come colore intermedio nella piega dell'occhio, che poi vado a intensificare con i colori più scuri della palette che vedete. Praticamente li vado ad utilizzare tutti, forse non utilizzo sicuramente questi due perché non li utilizzerò, e utilizzerò gli altri così almeno sapete già che cosa utilizzo. Quante volte ho detto utilizzo? A parte la mia assenza, spero che voi stiate bene. Sono contenta che vi siano piaciuti gli ultimi video che sono riuscita comunque a pubblicare, che sono il video haul di Los Angeles, il video lookbook di Los Angeles e quello della mia attrezzatura. È stato utile a molte di voi, sono molto contenta di questa cosa. Sono diventata un'appassionata col tempo, non avrei mai pensato mi potesse piacere una roba del genere, anche se in realtà quando ero piccolina, non so se ve l'ho mai detto, più piccola, più giovane, quando avevo tipo 16 anni, 15 anni, così, mi divertivo con le mie videocamere un po' datate, perché ai tempi la tecnologia stava ancora buttando fuori poco alla volta queste chicche. Mi divertivo un sacco perché ci facevo i video stupidi con le mie amiche e appunto anche con la mia famiglia, perché mi divertivo a riprendere magari me, mio padre, mia madre mentre ballavamo nella sala. Quel video non lo trovo più, mi dispiace un sacco perché era troppo bello, facevamo ridere, ci mettevamo in cerchio e ballavamo. E mi piacerebbe un sacco trovarlo. Comunque, a parte questo, mi divertivo tantissimo a fare video stupidi come i video parodia. Sono non sfigata di più. Ero nel bel mezzo di un monologo, mentre come vedete sono già andata avanti col make up, non so neanche dove ha smesso di registrare. Non solo la videocamera ha smesso e io stavo parlando, quindi l'audio è andato avanti, perché sapete che sto registrando le cose in modo doppio. Intanto io continuo a truccarmi, perché sennò qua non finiamo più. Quando mi sono accorta che la registrazione si era interrotta, quella della videocamera, l'ho riavviata, ho detto, oh mio Dio, no, cioè, chissà dove sarò arrivata, adesso mi vedrete mezza truccata. Vado avanti a parlare e si interrompe anche l'audio, quindi io stavo registrando questa volta dal video e l'audio si era stoppato. Io non lo so oggi cosa succede, questo mi preparo con voi, che deve essere una roba molto scialla, ma non è mai scialla quando si tratta di non avere una postazione pronta. Ci ho messo 2 ore per sistemare tutta l'attrezzatura, per sistemare le luci, per trovare i cavi, perché non so come mai si erano nascosti da me, quindi non trovavo più niente. Ok, te la prendo anche in modo zen. Oggi è una di quelle giornate proprio storte, e ho detto, fammi girare un video così almeno non ci penso, mi svago. Sto un po' con voi, che era da tanto che non facevo un video con voi, a parte le brutte cose, non mi va neanche di addossarvi a voi i miei problemi, non mi sembra né giusto e né sano, quindi cerco di, né sano per me e né sano per voi, perché cerco di svagarmi, è inutile parlare dei miei problemi, perché se mi svago non parlo dei miei problemi. E applico le ciglia finte, che l'ho presa la colla, vero? Sì. Come colla utilizzo la Duo, che ho preso a Los Angeles nel negozio di NYX, che non l'avevo mai provata, infatti un sacco di persone me la consigliavano, però io mi trovavo bene con quella di Essence, che ve la consiglio tantissimo. Mi sono affezionata talmente tanto a quella di Essence che la uso da un sacco di anni. Ho fatto fatica a cambiare, io sono una persona molto... quando mi affeziona a qualcosa è difficile che la cambio. Quanto è bella la gioia che non ho mai avuto. Volevo fare il video della maschera magnetica che mi avevano regalato oramai un botto di tempo fa, perché l'avevo ricevuta prima di che andassi a New York. No, sì. Questa maschera magnetica della Dr. Brand, che è bellissima, Dr. Brand, che mi sono mangiata, è bellissima, cioè sembra bellissima, sono curiosissima di provarla. Avevo anche un sacco di progetti e questi progetti iniziano e poi non riesco mai a finirli, perché come sempre succede qualcosa che mi butta giù, che mi tira via tempo, però supportatemi, mi servite un sacco davvero, i vostri commenti non sapete quanto mi aiutino ad andare avanti, non che io voglia smettere, però stanno capitando talmente tante cose che... sapete quando dici, no, domani, no, lo faccio domani, no, lo faccio domani, quando rimandi e stai lì a crogiolarti nella tua disperazione? Ecco, in questo momento, in questo periodo, io sto proprio in questo modo, cioè mi sento proprio una merda e vorrei tanto anche parlarvene, ma ripeto, non voglio deprimervi, non voglio portare negatività sul canale, anche se
anche se potrei, perché alla fine il mio canale è il mio spazio. Mi piace anche parlare con voi di queste cose e farmi supportare da voi, perché alla fine siete voi o non voi la mia altra ancora che ho sul web, perché non sapete quanto i vostri messaggi mi aiutino effettivamente. Però sono anche fatti delicati, che è sempre un po' un azzardo parlarne sul web, perché non sai mai chi è che ti guarda. Ora vado a mettere il fondotinta, utilizzo quello che sto utilizzando da oramai quasi 3 mesi e lo sto veramente amando e l'ho quasi finito. Questo qua l'avevo acquistato lì a Los Angeles, è il Total Control di NYX nella tonalità 02 Alabaster. Tra l'altro non ho preso la 01, avevo comprato la 2 perché la 2 era già troppo chiara per me, cioè figuratevi con queste nuove shade che sono uscite. È stupendo, ci sono un sacco di colori per tutti. Come vedete sono a gocce, quindi io faccio semplicemente così. Utilizzo il pennello di neve, il cabuchino piccolino, e con movimenti circolari vado a stendere il fondotinta. Scusate se sentite il rumore dei miei bracciali. Sono passata da un argomento all'altro, lo so. Questo video è senza un inizio e senza una fine. Parlo di argomenti a caso. E questo è dovuto al fatto che mi mancavate e avevo un sacco di cose da dirvi. E ne ho ancora tante. Infatti spero di tornare presto con un altro Mi Preparo con voi per poter parlare, e magari anche di argomenti consigliati da voi. Come vi dicevo prima, se avete degli argomenti da consigliarmi, scriveteli nei commenti. Mi vado a incipriare, utilizzo questa qua di Kat Von D Beauty, la Lock It Setting Powder, con questo kabuki della RC Cosmetics. E avevo paura colorasse il mio incarnato, essendo comunque giallina, color carne. In realtà no, e mattifica veramente benissimo, senza seccare la pelle. Mi piace veramente tanto anche sotto le occhiaie. Adesso vado ad utilizzare questo, che è stato il più votato tra i tre che vi ho mostrato, insomma, tre bronzer. Questo qua è quello di Too Faced, il Milk Chocolate Soleil, con questo pennello di NYX che è il numero 23, stupendo, ma veramente stupendo per il contouring. Guardate che forma power, è proprio color cioccolato, e poi profumo anche di cioccolato, è buonissima. Il ragazzo che era con me a fare i video per NYX lì a Los Angeles mi ha spiegato come fa il contouring lui, che praticamente applica la terra in questo modo e poi la sfuma verso l'alto e verso il basso. In questo modo tira una linea e poi la sfuma, semplicemente non va continuamente a far così e a espandere il prodotto, ma va proprio a portarlo lui. Come blush utilizzo anche questa, la più votata da voi, la Naked Flushed, e usiamo questa parte qui. Molto bello il colore, un po' satin con dei riflessi, oh mio Dio quanto scrive, con dei riflessi dorati. Super scrivente, ma almeno è sfumabile, quindi riesco anche a stenderlo meglio. Ditemi se vi piace questa tipologia di Mi Preparo con voi, che parliamo anche dei prodotti. Anche se so che molte guardano il Mi Preparo con voi perché ha chiacchierato e non gliene frega niente dei prodotti. Però vabbè, io ho fatto questa prova e lascio scegliere proprio tutto a voi. E come illuminante, oddio, casca tutto! E questo ha ricevuto veramente un sacco di voti, il Duo Chromatic di NYX numero 1, è l'illuminante bianco con i riflessi azzurri e fucsia. Vabbè, qua si vede solo bianco, però è veramente figo, anzi più fucsiato, è più azzurrino, il 2 è quello che va un po' più sul fucsia. Lo applico con questo pennello qua, sempre di neve, vedete com'è, cioè è top. Sì, di certo non è un illuminante classico, molto diverso da quelli che si vedono in giro, perché questi riflessi azzurrini non sono da tutti i giorni, però perché no? Cioè, se siete particolari, non ve ne frega niente degli standard e di essere uguali a tutti, questo è veramente un bellissimo illuminante. Questo sottotono azzurrino è veramente bello. Una volta non l'avevo sfumato bene, a New York ero uscita con questo, mi ero portata quello rosa, non l'avevo sfumato tanto bene perché ero in una camera d'albergo molto piccola e buia, non vedevo molto bene, non mi ero neanche messa davanti alla finestra a truccarmi, quindi avevo fatto queste due chiazze di illuminante. Quando ero uscita Andrea mi fa: ma cos'è che c'è in faccia? C'è sta roba, queste strisce fucsia, bianco fucsia, ma cos'è che sono? E io, oddio, l'illuminante, non l'avevo sfumato bene, ma vabbè, dettagli. Applico il mascara, il Better Than Sex di Too Faced, che non l'ho applicato prima, mi sono dimenticata, infatti adesso si farà un mappazzone con le ciglia finte, ma userò il metodo Gloria, ossia metti il dito e schiaccia le ciglia finte contro le ciglia vere. Siamo giunti all'ultimo step, ossia labbra,
E anche questo è stato il più votato di tutti. Sarà per il colore, sarà perché volevate vedere questa new entry in casa Urban Decay, ossia il Vice Liquid Lipstick. Questo qua nella tonalità Black Male. Wow, è super scrivente. Sembra quasi un lucido. Eccomi qua, questo è il Vice Liquid Lipstick applicato, è meraviglioso veramente. Sto aspettando che si asciughi perché ho notato che si sta piano piano asciugando, ma ho fatto due passate perché non era molto omogeneo. Sicuramente sono le mie labbra perché sono ancora piene di pellicine. Non le ho tolte bene nella parte interna, quindi ultimamente ho le labbra super secche e nonostante prima abbiamo fatto lo scrub insieme, come avete visto, mi si sono seccate di nuovo le labbra. Cioè, io non so, sarà che... Andrea mi ha detto che non sto bevendo tanto ultimamente, quindi sicuramente sarà per questo. Secondo me sta da Dio anche col trucco che abbiamo fatto. Spero tanto che questo mio preparo con voi vi sia piaciuto e che non vi abbia, non lo so, distrutto la vita. Cioè, veramente, scusatemi se sono stata un po' triste, ma è un mio preparo con voi, volevo chiacchierare con voi, mi mancavate, volevo aggiornarvi, non mi va di raccontarvi balle su oddio va tutto bene. Volevo essere veramente il più sincera e naturale possibile. Mi dispiace se sicuramente qualcuna dirà che palle, c'è sempre da lamentarti, però veramente è il mio spazio, perché non posso lamentarmi anch'io? Si lamentano tutti, nessuno gli dice niente. Ogni tanto ci sta che mi lamenti anch'io, no? Perché non sono perfetta, la mia vita non è perfetta, anche se sembra, ma sono una persona umana, ho un cuore, ho le fortune e le sfighe, e quindi perché non essere triste un giorno nella vita? Cerco di sorridere e cerco di diffondere serenità anche tramite i miei video. Spero di non avervi, non lo so, depresso, ma se così fosse, guardatevi un video sui gatti che cadono, che fanno cose, così almeno tornate a sorridere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Muah!